Siete italiane? No. Where are you from? Lithuania. Slovenia. Lithuania. Lithuania. E cre. Vi state chiedendo perché ero vestito nella vasca da bagno? Adesso vi spiego. Le idol giapponesi, che sarebbero le loro influencer, hanno lanciato una nuova bizzarra moda, quella di farsi il bagno vestite nella vasca di casa, raccogliere l'acqua sporca e insaponata, imbottigliarla e vendere il prodotto niente meno che a $900. In questo modo i maniaci feticisti giapponesi potranno acquistare queste bottigline e berle arrapandosi al sapore delle loro idole, immaginando di averle nella propria vasca da bagno. Ma è geniale, è uno splendido metodo per fare soldi. Voglio importarlo in Italia. E allora, dopo aver trascorso un'intera settimana senza lavarmi, per rendere l'acqua più saporita, mi cimento anche io in questa magnifica innovazione nel campo del feticismo. Dopo qualche secondo di esitazione, eccomi lì, pronto a farmi il bagno cu tutti i pan. Così, dopo aver raccolto il mio campione di acqua della doccia, provo a venderlo ai passanti in strada a Milano. Questa è l'acqua della mia doccia. L'acqua della mia doccia. No, vabbè, ma che schifo. Cioè, ragazzi. Lo dia la sua ragazza. Non ce l'ho la ragazza, proprio questo mi doveva dire. È un bel ragazzo, se la procuri. Ma non ce l'ha una nipotina? Sì, ma c'è un bel moroso. E se è moroso, cioè, ma fa pavettassa allora. Ci deve essere una freddura. Io sto vendendo l'acqua con cui mi sono fatto la doccia ieri. Beh, lei ce la vuole offrire a noi. Secondo lei è un buon prodotto oppure no? Dammi 20 euro della vendita. No, sì, certo. Questa è l'innovazione, io mi faccio la doccia e poi vendo l'acqua della mia doccia. Così le persone possono immaginare di fare la doccia insieme a me. Senta, che schifo. Dica la verità, se la vuole fare la doccia insieme a me? No. Come no? Non sono un bocconcino. Per me no. A quanto pare sto sbagliando l'approccio, quindi mi concentro sugli asiatici, più abituati al mercato. Japan? Yeah. Ah, wanna buy my water shower? No. È proprio due cassi giapponesi. Che belli che siete. Ho un regalo di nozze per voi. È l'acqua della mia doccia. A classe. Prego. Niente, torniamo agli autoctoni. Di dove siete? Di Bassano del Grappa. Ah, a proposito di Grappa, io sto cercando di vendere l'acqua della mia doccia. No, guarda. Allora, io mi sono fatto il bagno, ho preso l'acqua con cui mi sono lavato e sto cercando di venderla. A chi? A me? Oh, madonna. Interessa, vendila pure. Infatti volevo sapere, lei quanto offrirebbe per acquistare l'acqua con cui mi sono fatto il bagno? Niente, zero, assolutamente sì. Zero. Ma come mai? Ma neanche 20 centesimi. Niente, assolutamente niente. Come niente? Non puoi anche tenertela. E lei quanto offrirebbe per l'acqua della mia doccia? Guarda, sei troppo giovane, scusa, ma io sono... Però piacente. Sì, sicuramente sì. Ah, la ringrazio, vuole sentire soltanto l'odore allora della bottiglia? Vuoi sentire l'odore? No, per niente. No, grazie. Assolutamente no. Ma è buono. Non mi interessa proprio. Per niente proprio. No. Mi fai schifo. Te lo dico molto sinceramente. E che cazzo, dai. Adesso vi faccio vedere come me la sono fatta la doccia. Così no. Magari bimbo. No, ma ero vestito, Che ti vuoi fare un pisellino? Ah, c'è anche lo sputacchio, vedi? C'è anche il DNA proprio. Niente, questo non ti ha ingolosito. Adesso sei più invogliata ad acquistarla. No, se non posso berla perché c'è il sapone. Puoi berla, però c'è il mio sapore. Comunque, dopo tante ore di ricerca, mi avvicino all'obiettivo. This is my water shower. Sì. Wanna try? Yes? Enjoy. Riuscendo prima a far bere l'acqua a questo ragazzo. It tastes like your shower. Ha il mio sapore. Mi sapore. My first day in Milan and I just got to drink his skin water. E poi... Quanto mi offriresti per la mia acqua? La magia. 10 centesimi. La mia prima vendita. Fare fatto. Dai, ok. È un euro. Guadagnandoci addirittura un euro. Un euro per l'acqua, ragazzi. Vittoria. Certo, un euro non saranno i $900 dell'acqua delle idol, ma è già un inizio. Grazie. Qualcuno, bevendo l'acqua della mia doccia, potrà immergersi nella vasca immaginando di fare il bagno insieme a me. E questo, sinceramente, mi fa proprio vomitare.